Costruire il futuro è un format ideato da Piero Angela che propone un percorso formativo rivolto ai giovani. L'obiettivo è raccontare alla futura classe dirigente il mondo che verrà, proponendo analisi e visioni di futuro attraverso la voce di grandi protagonisti del presente. E certamente un grande protagonista del presente è Massimo Tononi, 55 anni, trentino, con una carriera davvero importante divisa tra pubblico e privato. Oggi è presidente di Banca Depositi e Prestiti, ma in passato è stato tra l'altro ai vertici di Goldman Sachs, di Borsa Italiana, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze e in gioventù assistente personale di Romano Prodi all'IRI. La sua conferenza dibattito con gli studenti ha indagato il ruolo dello Stato nell'economia. Benvenuti a Formart. Fra sfrenato liberismo ed economia di Stato, l'Italia del secondo dopoguerra individuò come terza via le partecipazioni statali. Poi gli anni 90 diedero via a una messe di privatizzazioni. Oggi, dopo la drammatica crisi partita nel 2008 dall'America, le partecipazioni statali possono tornare di attualità. Massimo Tononi. Guarda, le partecipazioni statali ancora oggi, in alcune loro configurazioni, sono estremamente efficaci ed efficienti. Alcune tra le più grandi imprese del paese, penso a Eni, penso a Enel, a Leonardo, alle Poste, ad altre ancora, alcune di queste tra l'altro sono partecipate a Cassa Depositi e Prestiti, sono aziende con un ruolo importante dello Stato nell'azionariato, ma quotate in borsa e quindi riescono a contemperare i vantaggi della presenza dello Stato, in termini anche di strategie di lungo termine, con le regole e gli elementi di trasparenza del mercato. Quindi non credo che sia venuto meno il periodo delle partecipazioni statali. Ci sono tante storie meno edificanti che quindi vanno rimosse, ma credo che la condivisione fra Stato e mercato, anche negli assetti proprietari, sia stato un bene in passato per esserlo ancora per il futuro. Ora Francesco Giavazzi traccia una sintesi storica delle partecipazioni statali dai gloriosi anni 50 agli anni 70. Innocenzo Cipolletta ci parla invece di un manager pubblico a suo parere di grande valore. Sentiamoli. La storia dell'impresa pubblica in Italia ha due fasi. La prima fase, che è gli anni della ricostruzione, gli anni 50, la prima parte degli anni 60, è il miracolo economico. Il miracolo economico è anche in gran parte dovuto all'impresa pubblica, all'IRI, all'ENI. Personaggi. Beh, sicuramente Pasquale Saraceno, che è uno dei creatori dell'IRI negli anni del dopoguerra, e Enrico Mattei all'ENI. Senza personaggi come Mattei e Saraceno, il miracolo economico forse non ci sarebbe stato. Poi dopo c'è una seconda fase che comincia verso la fine degli anni 60, che è il momento in cui la politica vede questa gallina dalle uova d'oro che è l'impresa pubblica e cerca di impossessarsene. E se penso all'IRI, il momento della svolta è l'arrivo di Petrilli come presidente, che per carità è un'ottima persona, però era messo lì dalla politica per fare anche gli interessi della politica. Da lì le partecipazioni statali all'impresa pubblica comincia a declinare per molti altri motivi, perché cambia anche l'Italia, però questi sono, diciamo, in breve la storia dell'impresa pubblica. Sì, no, ma io voglio ricordare una persona che è tuttora attiva, Romano Prodi, il quale ha preso le partecipazioni statali in un momento di grande difficoltà, perché erano gli anni in cui erano contestate da un lato sia per problemi di efficienza, perché avevano dovuto assorbire tutte le imprese che erano fallite durante la crisi da petrolio e successiva, ed erano poi sotto il mirino dell'Unione Europea, che cominciava a sviluppare una politica di controllo degli aiuti di Stato. Ecco, Romano Prodi è riuscito a far transitare il sistema delle partecipazioni statali verso un sistema di privatizzazione, con alcuni errori, perché quando si passa da un'impresa pubblica a un'impresa privata si possono e si commettono degli errori, ma sicuramente con il risultato, con la buona fede, con il risultato che oggi noi alcune di queste grandi imprese ce le ritroviamo come imprese ancora importanti, dove lo Stato è ancora presente ma non è più dominante come era durante il periodo della IRI, della vecchia IRI che era stata disciolta. Siamo ai saluti e come al solito vi lascio in compagnia di un buon libro, ce lo consiglia Paolo Morando. Io vi aspetto alla prossima puntata di Formart. Arrivederci. Il libro che vi consiglio è Razza padrona di Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani, due grandi giornalisti economici.
È un libro fondamentale per comprendere la storia d'Italia degli anni 70, perché racconta il momento in cui maggiore, più alto, è lo scontro tra l'imprenditoria privata e appunto il cosiddetto capitalismo di Stato, le partecipazioni pubbliche. Il libro racconta in particolare la figura di Eugenio Cefis, già partigiano bianco con Enrico Mattei, di cui poi prese il posto alla guida dell'ENI. Quindi è un libro che va letto per comprendere che cosa sono state le partecipazioni statali in un momento come questo, oggi, in cui la nostra politica sembra avere una nuova voglia di partecipazioni statali. All'Italia, autostrade, si sente, no, risuonare questa parolina magica che molti spaventa, nazionalizzazione, ma alla quale molti invece si appassionano. Ecco, Razza Padrona, oltre che essere scritto benissimo, naturalmente, racconta nel profondo che cosa può accadere quando le partecipazioni statali diventano fondamentali per la storia economica del paese.